Salve a tutti ragazzi e benvenuti su 8MB. Io sono Teo Ninja e sono in compagnia di Giangiaman. Ciao ragazzi, buonasera. Oggi siamo, come potete vedere, su FIFA 16 e vi proporremo una o due sfide di amichevoli online. Siamo a stagione 40, ho vinto le ultime due e ci appresteremo a cominciare questo ennesimo campionato che abbiamo giocato poco ultimamente a FIFA, contando che Sì, ogni... negli ultimi 2 mesi e mezzo, Sì, insomma, contando dai. che ogni campionato ha massimo 5 partite, di solito le abbiamo sfruttate sempre tutte perché siamo abbastanza alla pari come livello. E niente, direi che lui si è già piazzato sull'Aston Villa. Vediamo un po' cosa potrei scegliere. Io non saprei se una Sampdoria. Perché se no, su che altro campionato potrei... No, beh, un inglese anch'io direi di no. Se non sentite la musica è perché le ho tolte, altrimenti poi mi segnalano per copyright e quindi ho risolto il problema alla base. E niente, dai, direi che vado per Sampdoria. Vai così. Sampdoria Arsenal, così. Sì, una sfida quasi d'Europa League di qualche anno fa possibile. Ora invece una è in Serie B, l'altra naviga in brutte acque comunque. Ma va bene. Oh no, 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 con la difesa 3 direi assolutamente di no. Bisogna far veloce, abbiamo un solo fottuto minuto per migliorare tutto. Non trovo neanche il mio modulo, aiuto. Sono un po' in difficoltà per fare la formazione, maledizione. Io come sempre proporrò esperimenti tattici, vediamo. Sì, perché io ormai mi trovo bene con il 4-3-3 o 4-2-3-1, lui deve un po' trovare la sua identità tattica, ma nonostante questo è comunque forte. Allora, direi che questo lo mandiamo via. No, ora Nokia non lo metto, anche se in teoria è il più forte della rosa a statistica, ma sappiamo che in realtà fa cagare, poverino. Ah, ok, 3 secondi, niente, ogni modifica è persa al caso. Lasciate persa. Esatto. Non so se avete fatto caso alle impostazioni della partita. Proponiamo tempi da 15 minuti ciascuno, così la facciamo bella lunga, perché tanto le nostre sfide sono bene o male sempre equilibrate, a parte qualche eccezione. Quindi per avere uno spettacolo un po' più lungo, duraturo, altrimenti 5 minuti a tempo classici ci sembravano un po' pochini, ecco. Pochi, pochi, Cioè, troppo alla pochi per fine. esprimerti al peggio. Eh sì, esatto, non avevamo la possibilità di Stanno ancora fare da festeggiando il sfogo alla titolo nostra vinto nella fantasia passata tattica, stagione. Riusciranno a diciamo. ripetersi? Beh, ogni tanto Via. qualcosina di buono anche ci riesce, in realtà. È tutto pronto, l'arbitro Campo fischia il già campo allineato d'inizio. qua. Mamma mia, sì, qualcuno si è già dato da Rovinato. fare a zappare gambe Vediamo con durante l'aiuto il della grafica la formazione dei padroni di riscaldamento. casa. Spettacolare. Hanno scelto il 4-4-2 con Fin da subito. il rombo a centrocampo, con un centrocampista schierato dietro le due punte e un altro a protezione della difesa. Ecco qui la formazione Abbiamo della proprio una Samp. partita Allora, decente giocano con per un modulo l'inizio. decisamente offensivo, anche se non c'è una punta di Sì, ruolo, effettivamente insomma, potevamo falso cominciare con Webe tanti per via della squadroni come spagnola. primo video, perché vi ricordo che questo è il nostro primissimo video che registriamo e Artiglia bene il proporre un pallone. Sampdoria Aston Villa credo sia altamente Sarà fallo ignorante, laterale. ma a noi piace così, piace così. Perché se i giocatori sono troppo tecnici le cose vengono troppo Guadagna Webe verso facile l'area. e non c'è gusto. Ha recuperato il Ci pallone piace senza duro e puro, difficoltà. ragazzi. E non dico. E ovviamente E sto tutto i parlando di comandi in FIFA. manuale, altrimenti non c'è Sì. gusto nemmeno lì. Aiu. Aio. Ah, capito. Forse è meglio se usavo l'assistito. Eh sì, effettivamente. Mamma mia, abbiamo cominciato malissimo, E c'è il secondo tiro. Palla che esce di pochissimo, alta. me. Non so se siamo riusciti a fare un passaggio giusto. Va bene, tutto Ma per ci lo spettacolo. riprenderemo, lo giuriamo. È l'emozione della diretta. Esatto. Alvarez. Del primo video, non siamo esperti. Pallone controllato senza difficoltà dai difensori. Mamma mia, però così Mamma mia, però cioè, stiamo sarà facendo prima o veramente ultima. cagare. Mamma mia, non ci è Buono. mai capitato. Forse neanche quell'Inter Milan di mesi fa era così scarso tecnicamente. Difende Mamma mia, bene il pallone. orribile. Ci sarà una Sì. nuova E touche, una c'è nuova questa rimessa partita che ci è laterale. rimasta impressa nel tempo perché abbiamo fatto veramente cagare. Peccato non Hutton. avere un video di quella Dodò. che
batte qualunque no, altra fortunatamente partita. Non abbiamo un video di quelle. A Cristo. Portiere che blocca senza problemi. Bene così. Hanno provato a sfondare per vie centrali, ma sono stati fermati. Correa. Ah, è lentissimo. Oh. A caso. Arriva un Bodo a caso, attenzione che fa cucù. Cross pericolo. Dove non c'è nessuno. Non riesco a imbroccare un passaggio come l'ho detto io, però. Dai, non essere emozionato. La mette in area. Risolve lui. Dai, si comincia a vedere qualche. Ci sarà rimessa la palla da buona forse. Posizione. Sì, dai, forse entro il 90. Forse stiamo carburando. Buona. Carles Gil. Tanto è lunga, quindi è apposta. Buona la parata impresa, la voglio ammazzare il portiere. Correa. Ah, malissimo. Portiere che blocca il tiro. Bravo qui. Non ha il piede. Gioca a calcio, bravo. Pensa a te. Ha proprio azzeccato sport. Bravo. Qui c'è spazio per andare. Ah. Aiu, crossa. Allora. No, troppo presto. No! Troppo presto. Cosa ha fatto? Ha fatto super, ma manda il vuoto. Cerca è fuori. Palla che termina. Anche il portiere si è dato ai nostri livelli. Porca, l'ha ciccata malamente. Non so se ho mai visto ecco una roba del genere. L'azione precedente veramente a un passo dal sì, gol. Sì, abbiamo visto anche di peggio. Sì, forse il nostro Ford al Millwall poteva essere su questi livelli. Perché giusto per la cronaca facevamo... Facevamo una carriera. Quindi voglio, ragazzi. Sì, vi anticipiamo dei possibili futuri video sempre su FIFA. FIFA 17, però. Dove facciamo la carriera in tre giocatori. E lì andavamo, ovviamente, nelle basse leghe inglesi. E avevamo un portiere che faceva veramente cagare. No, più che altro non aveva idea di cosa fosse una presa. No. Cioè, in effetti, magari anche le parava. Corre. Però non le. La presa non sapeva cosa fosse. Vero, era un gran limite quello, perché tanti gol li abbiamo presi per colpa sua. Proprio perché le respingeva magari sui piedi dell'attaccante. Bravo a accettare questo pallone, non era facile. Proprio uscite a vuoto sui calci di guanto. Correa. Vabbè, comunque, ragazzi, in carriera non comprate Ford. No, eventualmente Ford del Millwall lasciato dove sta. Perché... Mamma mia. Weye interrompe l'azione con un intervento tempestivo. Mamma mia. Non carburo classe. Devo prendere l'Udinese, lo sapevo che erano un po' in ballo queste due squadre. Più abituate all'Europa League. Sì, c'ha più esperienza internazionale. Ha riconquistato il pallone con un intervento alla fine ottimo. Ha battuto anche l'Arsenal, cazzo, un risultato di tutto rispetto. Per l'arbitro non è. Sì, boh, 10 anni vediamo fa. Vediamo cosa decide l'arbitro. È quasi ormai, probabilmente. Però. Tempi d'oro per loro. Quagliarella. Oh, no, penso di aver azzeccato la spalla. Qui esagerano con il tiki-taka e finiscono per regalare il pallone agli avversari. Grealish. Siamo al 15esimo, vediamo se riusciamo a fare un'azione decente. Che devo difendere. Calcio di punizione assegnato all'arbitro. In realtà la mia era decente, da parte la rovesciata bruttissima. Ah sì, è vero. Ah, io invece sto continuando. E la brutta uscita del portiere, vabbè, ma quella. Sì, sì, è vero. Carles Gil. Ma sappiamo fare molto palla meglio. Recuperata dagli avversari. Le cazzate. Weye. Che poi ci credono e vogliono dei video decenti. Piglia bene il pallone. Ci impegneremo per farli almeno del cielo. Grealish, brivido per i tifosi, ma il pallone. Bravo Grealish. Buon tiro. È il 18esimo, primo campanello della. Quest'oggi siamo a Villa Park. Almeno il portiere si è più fatto che sembrava essere. No, ha detto Villa. 1897 con un amichevole trasto Villa. La leziosità per 3-0 dei padroni di casa. Però era la cosa giusta in realtà. Non era una brutta idea. Gli ultimi dei quali si sono nel 2001.
Ah, non riuscire a farlo passare. Secondo me non sono portati. Un'entrata per decisa questo... e efficace. No. Perché... Troppo tiki taka direbbe Pablo. C'è spazio per il contropiede. Eccolo però l'imbucata giusta. Porca puttana, il solito. Cazzo. Sembrava tutto perfetto. Quagliarella. Max Pezzali, fai un gran bel gioco però. Porca, era l'imbucata perfetta. Se l'hai difesa, gli altri li accannano. Sì, l'ho proprio cannata fortissimo. Porca miseria. Ora sono deluso. Con il tacco numero... hanno perso palla. Vediamo di rifarci dopo sta ecco il tiro. Conclusione. Vi spiego, cancellare. Quando succede così è perché sono convinto di aver perso palla, quindi faccio il quadrato per fare il contrasto. Però di qualche istante il gioco pensa che io abbia la palla e quindi succedono ste minchiate. Che invece di fare il contrasto fai un tiro della merda da lontanissimo. Aiu. Quindi poi sembra che faccio anche occhio, cagate. Occhio, si libera facilmente del marcatore. Aiu, grande parata. Super portiere. Ah, sarà fallo laterale. Perdono palla. Azione sembrava interessante. Non me ne riesce un passaggio. Hanno interrotto l'azione. Diciamo che quando mi sono riuscito sono andato in porta, però è successo un po' troppo poco in questa partita. Palla che esce, sarà fallo laterale. E a migliorare la percentuale di passaggi realizzati, secondo me sarà bassissimo. Occhio in mezzo, può cercare il cross. Cerca i compagni. Palla che viene rilanciata in avanti. Dodò. Cross, pericolo, ha sbagliato il cross favorendo l'intervento dei difensori. Ci siamo abbassati troppo, ragazzi. Attenzione, splendido il tiro che finisce alto. Soriano. Finalmente qualche occasione anche per me. Scusa, non doveva andare all'Inter prima di che arrivasse Der? Soriano. Doveva essere il colpo di gennaio, invece hanno ben pensato di prendere l'ennesimo attaccante esterno con Eder. Che per quanto sì, possa... ma adesso tipo ma stiamo facendo veramente una ma cos'è? Ma basta. Riparte col calcio. Sì, ma Soriano adesso si è andato tutto un'altra parte, niente Inter. Sì, è vero, non è da tipo al Valencia, Villareale, una roba. Alvarez, non lo so, fatto sta che alla fine, cioè, doveva essere il grande acquisto, malissimo. Neanche preso da. No, infatti, ecco per la stessa cifra alla fine, solo che in quel momento lì un centrocampista serviva come il pane all'Inter. Strategie strambe di Mancini, secondo me. Weye. No, l'arbitro. Dai. No, è che pensavo che ormai. Cazzo, addirittura. Anche il cartellino rosso. Perché quello che hai falciato non c'aveva la palla. È che in teoria, come ben sai, doveva essere la spazzata. E secondo il computer, io non avevo ancora palla. E quindi ha pensato di far così. Che prende nettamente le gambe della mamma. Ma che si è preso la palla in realtà, secondo me. Sono sicuro che anche l'autore del giusto rosso, bravo. Cazzo, in 10 dunque. Si fa molto difficile. Già sul palo, troppo lento. Mamma mia, perfetto il piazzamento. Per chi conosce un po' le meccaniche di FIFA sa che se non metti l'uomo sul palo, sulle punizioni sei morto. Il difensore è un puro tendenzialmente sì. Quagliarella. Bene, quindi abbiamo fatto cagare fino adesso in 11 contro 11, ora voglio vedere con l'uomo in meno. Hutton. Alvarez. Bravo Ricky. No! Ovvio, ha alzato anche la gamba tipo difensore. Per spaccargli il ginocchio nel caso. Porca miseria. Sì, che sta gambetta tipo. Ci avevo creduto un sacco. Se provi a passare al massimo ti spezzi una gamba. Sì, proprio la diga ha fatto. Ragazzi, dobbiamo batterci il portiere di pugno allontana. In qualche modo si di cattiveri. Ha intercettato palla con un ottimo tempismo consentendo alla difesa di respirare. Grealish.
palla che finisce in out. Deve essere semi. Beh dai, comunque rispetto all'avvio direi che almeno un sì, po' sì, stiamo carburando, dai, ora. Secondo me sta andando meglio. Sanchez. Spazio per il cross. Ah, cincischia. Non cincischi. Non cincischi, come direbbe il buon Bonolis. Quagliarella. No, me l'hai spinto però. Ha riconquistato il pallone con un intervento ottimo. Tutto a posto. Ullè. Mamma mia. Lì. Poteva arrivare anche un bel cartellino anche per te. Risolve lui. Ah, sbagliato tutto. È riuscito a interrompere la trama con un buon intervento. Devo magari un po' il più Correa. C'è. Grande uno contro uno. Quagliarella. Ottimo intervento. Dai, buona Samp adesso, una buona azione. Si ripartirà con il corner. Palla che finisce a lato. Peccato. Colpito malissimo. Addirittura malissimo. No, Nava, dai. La solita e proverbiale cattiveria di Nava. Quagliarella. Ecco il tiro. Portiere che blocca il tiro. Bravo. Era semplice questo, troppo centrale. Sì, non mi ha preoccupato. No, è partito male. Avevo paura che di una eventuale chiusura, allora non sono andato convinto. Potrebbe crossare. Cross, pericolo. La difesa ha chiuso bene sul traversone. Correa. No, che forte che l'ha fatta. Meno male che ha fischiato. Ha fatto veramente una schifezza. Interrotto l'azione peggio. Avversaria recuperando palla a centrocampo. Guadagna metri verso l'area. Cazzo, quanto accorcio. Un altro appoggio, cerca la rete. È un vero peccato. Palla che finisce alta davvero di poco. Sì, non hai segnato, non è risultato. Speriamo io. Aiu. No, attenzione. Lottano per conquistare il pallone. Occhio all'intervento del direttore. Cominciano a fare un po' troppi falli. Riequilibriamo il numero di uomini lui in campo, per cortesia. Ah, dai. L'ho tenuto un po'. Cassani. Sì. Tira. No, tira, ti prego. Il pallone. No, sta spendendo. Palo laterale da buona posizione, devono sfruttarlo. Bravi ragazzi, bravi, dai. Non vogliamo. Soriano ha recuperato il pallone senza difficoltà. Dai, corri che ce la fai. Prova. No. Che gol orrendo. Incredibile scivolata, non sa neanche lui. Poco prima della fine, sì, non so neanche se è stato un anticipo, se è andato il mio liscio. Ah, che replay di merda. Più che altro non so, non mi pareva così possibile come gol. Il buon Aiola mette dentro e sono riusciti dunque a portarsi in vantaggio. Questo gol rende ancora più interessante. Non è che stavo facendo malissimo, nonostante l'uomo in meno, qualcosina avevo creato. Che schifo adesso. Sì, creato così non funziona. No, direi di no. Ci saranno 4 minuti di recupero. Correa. Conquistano un buon pallone al centrocampo. Apre bene di testa. La mette in area. Sarà corner a disposizione. Palla che viene rilanciata in avanti.
Bella la verticalizzazione. Prova a colpire al volo. Tiro complicato, centrale. Complicato. Comodo per il portiere. Ah, non c'è nessuno dei miei. Lento. Ma continuavano a non esserci giocatori miei. No. Perché dobbiamo sempre rischiare? Schifo, schifo. Tantissimo. Non so cosa. Perché fanno così? No? Non mi capitano ste cose così tragiche. Crossa. Pericolo. Ecco il tiro. Palla che finisce. Qua potrò stopparlo. Andare. Si può ingolosire. Sarebbe spettacolare che magari sull'1-0 potevo tentare di concretizzare di più. Dammi il giocatore giusto. Più reattivo. No, ha frenato. Cazzo. Quagliare. No, l'arbitro puoi anche fischiarla casomai, se vuoi. Attenzione, rischio. Ha fischiato effettivamente. Fallo, si ripartirà tutto con il calcio di punizione. E ha rischiato anche il cartellino. Altro giallo per cosa, dai. Siamo stai attento, stai calmino. Ma dai. Stai calmino. Un giallo per una cazzo. E finisce qui il primo tempo, 1-0 alla fine dei primi 45 minuti. Dobbiamo sudarcela al secondo tempo in inferiorità, mannaggia. Sono stato straimpreciso sui passaggi effettivamente. Solo il 57%. E inizia dunque il secondo tempo. Mi auguro che sia all'altezza del primo. Finora. Beh, comunque un buon primo tempo per tutti. Viso aperto. Sì, equilibrato. Qualche errore di troppo magari rispetto al solito. Ecco il tiro. Una grandissima parata. Dove me la va a pigliare? Ma non era male, non era male. Bravo Viviano. Però gli hanno fatto un baffetto molesto Viviano, che secondo me nella vita non ce l'ha. Non l'avevo mai fatto. No! Mamma mia! La gira di destro! Ha tirato un sacco bene. Si è insaccato e il portiere non ha potuto nulla. Guarda là, così di prima intenzione. Grande anticipo sulla difesa dopo aver fatto un bel gol. Hanno incrementato il vantaggio portandosi sul 2-0. Il baffetto di Viviano però lascia un po' desiderare, quello continua a far desiderare. No, e sarà calcio di punizione. Da zero dunque in apertura. Il metrosexual Viviano. Salutiamo Viviano, carissimo. Alvarez. Viviano. Assolutamente. Ma in realtà è un po' come portiere lo stimo, non mi dispiace. Grealish. Però non su FIFA 16 con quel baffetto. No, non mi piace. Gli stoni. No, ottimo, ti ha vuoto. Ottimo intervento del portiere. In bocca. Mi sto facendo schiacciare. Ha tirato dal baffo. Dobbiamo sforzarci almeno di accorciare le distanze, è importante per la differenza reti. La spazza via. Lo ribalta. Cade malissimo. Mamma mia, l'ha ribaltato Correa. No, mi ha saltato male. Però è arrivato Diakité che piccolino. Però stiamo tiro centrale, soffrendo veramente comodo per il portiere. Fortissimo. Ah, cazzo. Si riprenderà con un fallo laterale. Dai ragazzi, riorganizziamoci. Dodò. Quagliarella. Strappano il pallone agli avversari. All'appoggiata sul portiere. Metti giù bene. No, sì, ciao. Push, rimessa laterale. No, spezzato per saltare l'animazione, quindi, guarda che casino. Ha recuperato palla nella zona mediana del campo. Cazzo. Prova ad andare, ha spedito sul fondo il pallone. Peccato. Devo tentare un pallone prima. Stiamo
soffrendo abbondantemente. Dovrei meditare qualche cambio tattico. Sì, come mettere Fellaini. Un po' in stile Fellaini con il Manchester United. Allora, mi ha fatto la carta vincente. Ah, sì, vai Viviano. Ma lui l'ha respinta anche bene rispetto ad altri portieri. No, so. E oltre la presa. Tackle bellissimo, no. Preciso, efficace. Correa. Veramente. Che grande intervento. Passata. Ogni ripartenza è una sofferenza. Dare fondo. Tunnellaggio. Ah no, io di sinistro, tu di tirare di destra. No. Cazzo. Ha fatto bene prima in scivolata, così direi di no. Croce. Era troppo facile per lui. Ah giusto, solo gol impossibili per Ayew. Soriano. Hutton. Intercettano bene il pallone e provano a ripartire. Quagliarella. Dai Dodò, corri Dodò. No, troppo indietro. La gira bene. Dai, la recuperiamo. No, fuori gioco, cazzo. Nel dubbio mi ribalto. Dai, mamma mia, però che dribbling aveva proposto in difesa. No, credo che si sia ribaltato per provare un tiro improbabile, in realtà. Sì, no, ma il mio difensore tipo ti ha dribbliato l'attaccante così. Ah, come okay. Se nulla fosse al limite, dentro l'area di rigore. Tanta freddezza. Sì. Ma quel frostbite non sarà più possibile, perché avranno un calcolo algoritmico più complesso. Bene così. Anche la pressione fare la sì, sua figura. Sì, spettacolo. Carles Gill. Cassani. Ma che cos'è? Ma sta malissimo. Vai Viviano. Chiede aiuto al portiere. Aia. C'è un po' più pressione da parte della Samp. No. Dobbiamo provarci. Il possesso del pallone. Bravo. Ah cazzo, che però c'è così ci scopriamo un sacco. Occhio al cross. Bene. Però non ce ne è, sono. Ho la squadra un po' spaccata in questo momento. Vai di Akite, la tua improbabile cavalcata. Correa. Soriano interrompe l'azione con un intervento tempestivo. Porca puttana. Mamma mia. L'assist. Non riesce ad approfittarne, però. Si è sbarcato con gran classe qui. E qualità. Soriano. Cassani. Dodò. No, proteggi. Arriva l'intervento dell'arbitro, punizione. Così, con lo scialanza. Ah, sì. Ayew. Fanculo, che l'altra era già andato fuori gioco. Weye. Resista la carica. Buona la lettura difensiva, che interrompe l'azione in un momento interessante. Ah, troppo forte. Alla recuperata, azione interrotta. Fai il coglione. No. L'arbitro ha fermato tutto per questo fuorigioco, questione di centimetri, ma mi sembra che fosse effettivamente al di là dell'ultimo difensore. Non avrebbe comunque potuto fare molto da lì. Old style per un guardalino. Cata di vacca. Dodò. Stiamo scoprendo tanti style oggi. Soriano. Tra il baffetto di Boma.
Vota anche tu il miglior stile. Il miglior stile visto in campo per questo. Liberare l'area. Boom per terra. Rosaline, Emiliano Viviano. Oh. Oppure questo qui, Fernando, con la strisciata in mezzo alla testa. Vaffanculo. No, cos'è? Stavo per non mettere, dopo ho detto boh, per scrupolo. Forse era un po' centrale, aiuto. Quindi forse ti sarebbe andata bene lo stesso. Attenzione al tiro, grande parata mia, Viviano, questa. Tanta qualità nelle sue parate. Poca freddezza mia qua. No, cazzo, quanto è andato in fuorigioco sto stronzo. Ha provato l'anticipo di difensori, c'è la posizione di offside. Facciamo qualche cambietto. Vediamo se... Dai, proviamo... Lui. Ci cerchiamo il tutto per tutto. Un po' così. Mancano 20 minuti, almeno un gol lo possiamo fare senza subirne. Perlomeno ci proviamo. Boh, proviamo a mettere te, anche se non è proprio il tuo ruolo, però così non muore. Allenatore che toglie uno dei protagonisti della sfida di oggi, e ci sono gli applausi, una vera e propria standing ovation per lui. Ha giocato una buona partita Pierluigi, attento, concentrato. Soriano perdono palla dopo l'intervento di un difensore. Carles Gil. Vedendo la formazione della Sampdoria, devo dire che si è comprata non pochi bidoni dall'Inter, tra Ranocchia e cazzo, Alvarez ha fatto la spesa dei bidoni. Mamma mia, ha fatto Dodò anche, ricordiamo che arriva dall'Inter, quindi cioè, gioca con i bidoni dell'Inter, non che i titolari siano fantastici, quindi pensa a te la qualità. Intervento efficace. No, dai, dai. Sì, era palla, era palla, però peccato. Bravo a intercettare questo pallone, non era facile. Ah, che intervento a vuoto. Altro. Trova il compagno. Prova a sorprendere. Sì. La mette lì. Mamma mia, si gira, calcia e boom, bello, bello. Il nuovo entrato, fatto bene, ecco. Sostituire Quagliarelli. Ah, che Quagliarelli. Sostituzione. Incredibile, adesso tutto sembra possibile. Ultimamente azzecco i cambi, sì. Che meraviglia, bello proprio perché può succedere di tutto. Dai ragazzi, crediamoci. È di 2-1. Anzi, adesso ci smorzerà malissimo con un altro. Weye, palla che supera di pochi centimetri da traverso. Sì, però abbiamo aspettato tanto, giusto, verso frigo. La riapre dunque, molto bene. Dai ragazzi, ci dobbiamo credere. Weye lo ha lasciato andare via senza la minima opposizione. Troppo morbido direi. Prendila. Guarda là. Attenzione, tiro che finisce alto sulla traversa. Noi abbiamo 15 sempre minuti un per terreno troppo forte. Raddrizzarla, vediamo se ci riusciamo in qualche modo. Carles Gil. Sarà fallo laterale. È punizione, posizione. No, ho fatto male. Non lo so. Ottimo intervento, senza fronzoli. Non fare il liscio. Vai, l'azione sfuma qui, palla nuovamente agli avversari. Fermando. No, dopo il momento del passaggio. No, doveva essere molto più esterna per Dodò qui. Non l'ha capita.
recuperano mamma il pallone. Si mette la gambona Sanchez. Eh sì. E passala. Ah. Ho sbagliato. Stavolta non ha trovato la porta. E pensa, c'è poteva essere per lui secondo è andata gol. Bene, è andata bene. Da parte ci siamo scoperti un sacco per provare a raddrizzarla. Con l'uomo in meno. Boh, ma manca ancora 10 minuti a voi. Sì, no, è più che altro stando scoperti. Qualcosa in più si rischia. Alvarez. Ma piano, piano, piano. Mamma mia, si emoziona. Fuori misura, sarà rimessa la terra. Troppo per dolore. Ragazzi, non sconcentriamoci. Weye. Attenzione al cross. No, non sto parlando. No, 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 no. Cazzo. Cazzarola, non ci è arrivato. Non sto parlando, volevo calciarla al volo. E invece l'ha rimessa in mezzo. Non è certamente la sua giornata oggi. Questo pallone non era affatto imparabile. Insomma, le immagini è doppietta. Colpo di testa perfetto per eleganza, elevazione, precisione. Siamo 3-1. Magari non finirà così. Mannaggia, è ora ormai. Giochi chiusi all'81esimo, mi sa. Ma per la differenza reti tutto è importante. Ah sì, a fare un altro gol sarebbe di vitale importanza. Eccoli, oh. Che bella imbucata. Sì. Eccoli, non è che detto, ma porco Giuda. Dai che l'abbiamo già riaperta, abbiamo perso poco tempo. Queste sono le mie azioni classiche, cercare l'imbucata. 3-2, partita molto spettacolare. Dai ragazzi, crediamoci. Ah, non così però. Bravo Clark. Non mi hanno dato soluzioni, cazzo. Adesso rischiamo una roba brutta. Bravo il portiere, no, ma non di testa, ma... Riconquista il pallone. Riesco a malapena a sentire la mia voce perché il pubblico di casa sa che questa può essere la svolta della gara e la quantità di decibel è cresciuta a dismisura. Stanno letteralmente trascinando la loro squadra verso il gol. Cambierebbe il risultato. Non senza rischi. Ah, corto. Alvarez. Peccato, in realtà poi stava succedendo qualcosa di buono. Carles Gil. Dai ragazzi, proviamoci, crediamoci. Hanno interrotto l'azione avversaria recuperando palla a centrocampo. Muriel. Maragna metri. No. Vince l'ennesimo contrasto. Spezzano senza difficoltà il tiki-taka avversario. No, tutto sto. Cacciata una palla davvero molto pericolosa. Peccato aver preso quel terzo gol. Carles Gil, cross in mezzo. Sprecano questo cross, nessun problema. No, dai. Ancora due minuti da giocare. Sanchez. No, no. Si sta esaurendo tempo. Buona, vai Viviano. Buona parata impresa da parte del portiere. Abbiamo provato a ripartire da oggi, invece ne abbiamo ammazzato uno. Calcio di punizione. E il tiro finisce all'arco. Questa era una buona occasione. Provate. Marrano. Manco l'uomo sul palo, messo. Però secondo me. No, beh, se segnavi chiudevo la PlayStation e basta, che fare un gol da laggiù. Vai che sei fresco. Ma va a cagare. Che sei fresco. Carles Gil. Prendila, tienila. No, ragazzi, oh. Non fermo.
Questi scherzi. Sì. 3-3 ragazzi nel recupero. Barreto, nuovo entrato anche lui. Che palle. Mamma mia, panchina miracolata. Che li riporta in parità. È anche un po' sorpresa, boh, perché la partita sembrava ormai vederli uscire sconfitti. Sono riusciti a dare. Dai ragazzi, ora non mandiamo tutto a puttane proprio adesso. Non mandiamo a puttane tutto adesso. Recupera il pallone con un intervento facile. Sì, neanche noi però, cioè. Attenzione, potrebbe ribaltarsi tutto adesso. Insomma, regna il solito equilibrio. Ma sono in meno. Sì, diciamo che ho sfruttato le poche occasioni, mi è andata bene. No! Finisce 3-3, pirotecnico. Gol, parità, finisce grande parata, grande. Beh dai, così primo video di spettacolo. Sì, direi così. Che noi faremo un'altra partitozza, ma divideremo in due video, altrimenti viene una roba lunghissima. Quindi vi rimando al prossimo video. Se vi è piaciuto magari lasciate un like di incoraggiamento e iscrivetevi al canale per restare aggiornati sulle nostre attività, perché oltre a FIFA faremo anche altre serie. Abbiamo intenzione insomma di provare a portare qualche video. Quindi ci vediamo alla prossima partita. Un saluto a tutti da Teo Ninja. E anche da Giangio, ben grazie di averci seguito. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi.